Molti vanno questo quadro che è un quadro molto grande. Dopo averlo esaminato con più particolarità, mi hai fatto notare che questo è un bambino che è tenuto in ostaggio da Bin Laden. E questi sono due persone che probabilmente chiedono che la vita del bambino sia salva. A parte il fatto che è un quadro molto colorato, mi ha ricordato, dopo aver visto il bambino e queste persone, un dipinto di un mio concittadino di molti secoli fa, che si chiama Guido Reni, ed è un famoso dipinto che si trova nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, dove sono nato, e si chiama La strage degli innocenti. Il colore del bambino, che è abbastanza cenere, mi ha ricordato che nel dipinto di Guido Reni ci sono alcuni bambini che sono già stati ammazzati che hanno più o meno quel colore lì, mentre i bambini che le mamme tentano di salvare hanno ancora un bel colore roseo. E con questo finisco. Congratulazioni per il quadro. Fai una bella zoomata sul bambino. Quindi si legge anche negli occhi, si legge negli occhi di queste persone la tragicità, il fatto che vogliono chiedere una specie di grazia per questo bambino che sta per essere condannato da questo criminale. Secondo me. Ognuno poi la interpreta come vuole, perché i quadri sono tutti soggettivi come interpretazioni. What about the crown? Quello che mi hai fatto notare tu, che io non avevo notato, è questa corona dell'impero statunitense, impero USA. Impero USA. Che è un particolare molto, molto interessante, che va notato. In questa gabbia, questa è una gabbia, no? Questa è una gabbia. Nella gabbia c'è un animale. Allora, il significato di questo animale in gabbia, cos'è? È il significato della libertà che è tenuta prigioniera? Qual è il significato di questo? C'è un animale in gabbia tenuto prigioniero che probabilmente vuole scappare, ed è tenuto prigioniero da questo animale grandissimo, però notando bene si vede che tu hai lasciato uno spiraglio aperto. Cioè la gabbia non è chiusa, è aperta, quindi lui, se vuole, potrebbe spiccare il volo. Esatto. Però perché la gabbia non è completamente chiusa, è così o no? No.